Non è andata, coach. Purtroppo lotta contro una Messina da applausi, una Messina che ovviamente ha dato il tutto per tutto, lo avevamo già detto in sede di presentazione. Si cercavano punti di salvezza, sono riusciti a trovarli e noi abbiamo commesso troppi errori. In momenti importanti siamo stati poco lucidi, ci hanno messo in difficoltà nel muro difesa e non siamo riusciti a concretizzare. Questo ci ha permesso di lottare ma non di vincere. Peccato, vero coach? Sì, peccato, sono molto dispiaciuto perché di punto al punto potevamo fare meglio e non ci siamo riusciti, complice anche la stanchezza, un po' di situazioni da gestire. È difficile, poi, però in effetti la stanchezza, un campionato lungo, anche Mario ha detto io non ho mai giocato così tanto, comunque la salvezza ottenuta inconsciamente, credo, no? Adesso è inutile nascondersi dietro. Sì, inutile nascondersi, sicuramente il nostro l'abbiamo fatto, però credo che la società vada onorata e giustamente l'abbiamo fatto, perché comunque questa sera la partita l'abbiamo giocata anche bene, non siamo riusciti a concretizzare. Ti ripeto, complici tante cose, la stanchezza, la gestione degli infortuni. Andiamo avanti, cerchiamo di fare meglio quello che possiamo fare meglio, nel resto ecco, l'obiettivo allora è chiudere domenica con un sorriso davanti ai tifosi. Senti, spendiamo una parola, l'abbiamo già fatta prima che l'abbiamo intervistata, per questa Giorgia Bernasconi che all'inizio era in panchina, lei mi diceva io sono qui solo per imparare. Beh, sì, sono molto contento perché comunque è una ragazza sempre presente, sempre attenta, disponibile, migliorata tantissimo perché l'anno scorso comunque veniva da un campionato di B2, dalla B2 alla A2, insomma un doppio salto, però sta facendo bene e tutto meritato e quindi contento per lei. Volevo spendere anche due parole per il pubblico che comunque oggi è pubblico numeroso e a sostenerci, continuate a seguirci perché siete la nostra forza e cercheremo di rendervi onore il più possibile. Domenica chiudiamo. Grazie coach, in bocca al lupo.